Non poteva esserci conclusione migliore di quest'anno rotariano, perché oggi vedere tutti questi ragazzi che sono stati meno fortunati di noi e dei nostri figli così contenti, gioire, per noi è veramente un motivo di orgoglio. Abbiamo voluto organizzare fortemente questa giornata, una giornata in cui noi del Rotary serviamo questi ragazzi della cooperativa LAI, e ne approfitto per ringraziare l'amministrazione comunale di Senia che ci ha concesso gratuitamente questa sala, la Prologo di Senia che ci ha supportato con la logistica e le altre associazioni come i MACI e la UCI di Senia che hanno collaborato all'organizzazione. Siamo per l'inclusione, per la solidarietà, per superare le differenze e poi soprattutto per dare servizio sul territorio alla comunità, e questo è il senso del Rotary. Molto spesso non viene fuori, ma in realtà questo è lo spirito rotariano vero: servire gli altri, servire quelli che hanno più difficoltà di noi e ridare quello che, come dire, la divina provvidenza ci ha dato di fortuna, ridarlo agli altri e regalare qualche momento di felicità. Presidente, 30 giugno finisce il suo mandato, un bilancio al volo di questo primo anno. Ma credo che sia stato un anno molto, molto impegnativo, abbiamo fatto tante cose, tanti eventi sia nel campo della cultura, presentazioni di libri, concerti, abbiamo riempito l'auditorium qui con la Cover des Poux, abbiamo organizzato raccolte fondi per la poliomielite, giornate come questa di oggi, insomma in un anno che non è tanto tempo, anche se è faticoso per il Presidente un anno, però in un anno abbiamo cercato di concentrare il massimo delle attività possibili, quindi ritengo che sia stato un anno molto positivo. Siamo con Bryson, ragazzo ospite del Rotary Club Isernia, qui per questa occasione importante. Bryson, you came from Minnesota, how does it feel to be in Italy? Very fun, I love it here, and I'd love to stay longer if I could. Okay, did you enjoy the food? Yes, it was very good. Okay, and you will stay for? I'm here from June 5th to July 14th. Okay, and then you come back to USA? Yes. What do you do for a living? I'm only 17, but I work with my dad. He has a cabinet business, okay. Lake Syria Custom Cabinetry. Okay, so have a nice time here in Italy. Thank you.